Buonasera dal vostro grande, grandissimo Capitan Napoli. Appena terminato purtroppo il big match tra Juventus e Napoli, è terminato per 3-1. Diamo subito i gol, era andato in vantaggio Napoli nel primo tempo con gol di Mertens, poi pareggio di Mandzukic, nel secondo tempo ancora gol di Mandzukic e appunto terzo gol di Bonucci. Io non so. Ciao. Come, non voglio troppo incazzarmi, come si fa a dare un secondo giallo così a Mario Rui sul 2-1 per la Juve, anche se il giocatore è stato ingenuo a intervenire, ma mi sembra esagerata almeno la doppia ammonizione per Mario Rui. Poi 6-10, la partita è cambiata sul 2-1 per la Juventus, seppur che il Napoli era rimasto in 10 quasi praticamente da solo contro il portiere, si mangia il gol del 2-2 Calejon e dopo praticamente in un'altra azione della Juventus un cross, rimane troppo solo sulla spizzicata di Cristiano Ronaldo, rimane troppo solo Bonucci che praticamente sulla linea di porta allunga il piede e la spinge dentro. La prestazione del Napoli comunque, seppur che ha perso, non mi è dispiaciuta, ha cercato sempre di giocare la partita. Prima 30 minuti del Napoli che va in vantaggio su una bellissima azione finalizzata tappino, scusatemi, di Mertens. Prima c'era stato un palo clamoroso di Zielinski sullo 0-0. Napoli comunque è una sconfitta che brucia, mi dispiace molto, sono molto arrabbiato, comunque sempre e comunque forza Napoli. La prestazione c'è stata, seppur che abbiamo perso, per il momento giustamente per la Juventus allunga a più 6, in 10 abbiamo cercato appunto, come ho detto prima, di cercare di arrivare al pareggio per 2-2, ma non è arrivato. Purtroppo c'era una ghiotta occasione al circa 77esimo per Calejon da solo contro il portiere, la tirata addosso al portiere, magari si poteva anche finire 2-2 questa partita. Partita i primi 30 minuti dominati dal Napoli, 30 minuti dopo più della Juve, l'ultima mezz'ora più equilibrata. È una sconfitta che brucia, sono molto deluso. I voti in generale del Napoli meritano quasi tutti un 6-6,5. Io do un 5 a Mario Rui, che è stato espulso in maniera troppo pignola e veniale dall'arbitro, ma purtroppo è un'espulsione che ci può stare. Ho detto tutto quanto, scusate la mia delusione, non mi allungherò troppo, sono incazzatissimo. L'arbitro purtroppo ha un po' condizionato la partita, perché non si può espellere per un secondo giallo, per un fallo così che inizialmente non l'aveva fischiato, forse suggerito dal quarto uomo o dal VAR, ha dato il fallo e doppia gialla a Mario Rui. Ci vediamo comunque mercoledì, il campionato va avanti e la Champions, la grandissima partita tra Napoli e Champions, sempre e comunque forza Napoli, dal Napoli Club Padova, come vedete qua, sempre lo stesso forza Napoli, serbù che abbiamo perso, il video l'ho fatto lo stesso, sempre forza Napoli, purtroppo abbiamo perso, ma il Napoli ha dimostrato in campo che è comunque una grande squadra. Ciao a tutti.